Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Potete non guardarmi, per favore? Grazie. Flaminia, Simonetti, Inter. E questo è il mio kit home. Allora, il primo oggetto che ho voluto portare sono questo paio di parastinchi, perché ci sono stati dati quando io ho fatto il primo mondiale in Under 17. Per me quella è stata un'esperienza bellissima, perché comunque fare quell'esperienza a quell'età era qualcosa che comunque non mi aspettavo di vivere, e per quello che ho vissuto è stata una cosa che mi è rimasta proprio dentro. Quindi con il fatto che poi hanno portato bene, mi ci sono trovata bene giocando, ho deciso di non cambiarli più. Quindi questi sono con me da quando io ho 16 anni. Sono pieni di ricordi, di emozioni che poi nel bene e nel male comunque mi porto dentro, perché poi da lì in poi ci sono state partite che ho perso, ci sono state partite che ho vinto. Ho voluto comunque farne tesoro e portarli sempre con me. Sono talmente tanto rovinati che ci ho messo un po' di tape per abbellirli, insomma. Allora, il secondo oggetto riguarda un po' le relazioni. Quindi ho portato questo bigliettino di auguri di Buon Natale che mi hanno fatto i miei nonni. Puntualmente ogni anno mio nonno mi scrive un biglietto di auguri. Visto che io sono molto legata a loro, sin da quando sono piccola, perché erano le persone che mi accompagnavano sempre agli allenamenti, mi venivano a vedere tutte le partite. Ad oggi penso non se ne sono mai persi una. Da 3 anni sono trasferita, quindi non sono più a Roma. E l'anno scorso me lo sono messo dietro la cover del telefono, quindi mi accompagnano tutti i giorni. C'è scritto auguri di Buon Natale, nonna Mirella e nonno Luigi. Sì, che vede la partita, finisce e mi chiama: guarda Flami, allora, sei stata brava, non sei stata brava? Boh, perché non lo posso dire. Mia nonna diceva: Flami, nulla passa, fai tutto da sola. Questo me l'ha ripetuto, penso, fino all'altro ieri. E allora, crescendo, no, ho dovuto cambiare questa cosa, però comunque sia una cosa che porto con me, veramente, col sorriso. Allora, il terzo oggetto è quello un po' dell'extra. Io ho deciso di portare questa foto, che è la nostra fraschetta, insomma, di dove mio papà fa il fuoco, Cantina Simonetti. E questo è un posto speciale per me, perché ormai sono 13-14 anni che l'abbiamo e ho passato tantissimo tempo lì dentro. Quindi ad oggi io, anche quando torno a casa, con il fatto che trovo mio papà là e mia mamma molto spesso va a dare una mano, quindi torno a casa e non c'è nessuno, vado lì, così vado a salutarli, sto insieme a loro, mangio, mi prendo una cosa. Mi piacciono tanto dei ravioli che fanno con un po' zucchine, menta, limone, buoni. Ah! Ogni volta che qualcuno fa un'intervista passa. Lui mi dice sempre: tu sei una ragazza fortunata perché fai quello che ti piace, anche magari per poco tempo, con un dispendio energetico che è diverso. È contento di quello che sto facendo, di come sono. Lui comunque è super appassionato al calcio. Magari ogni tanto vengo a dargli una mano, che magari mia mamma mi chiama. Faccio un po' tutto, no, in cucina no. Chiunque mi dice: la carbonara non la sai fare, io rispondo no. Però in sala, magari metto in sala, metto in cassa, se devo fare qualcosa di extra, che ne so, i dolci. Quindi diciamo è un po' una seconda casa per me, è un posto che ho molto nel cuore, quindi sia un po' un posto speciale.